selva riceve con domine do Fortunato Pope dell'Arcir. La legge americana consente l'immigrazione straordinaria di 60.000 italiani, purché ne sia garantito l'impiego e l'alloggio. Di ciò si occupa Pope, che Selva ringrazia. Come se non bastassero le automobili e i tram, ora a Milano ci si mettono anche le locomotive a ingombrare il traffico. Questa è l'ultimo grido, o meglio, l'ultimo fischio del progresso. Va costruita la Breda a Sesto San Giovanni, ora va alla fiera a far bella mostra di sé. Attenti alle automobili, raccomandano le mamme ai ragazzi che vanno a scuola. Ma stamattina avranno detto, attenti al treno! Questa nave è milanese. Sì, un milanese l'ha costruita pezzo per pezzo nel cortile di casa sua. Milanese è anche il nome. Si chiama Vittoria Milano Seconda e stazza 150 tonnellate. Il capitano è a bordo. Si tratta di farle raggiungere in qualche modo l'acqua più vicina. Dal cassero qualcuno grida, acqua, acqua! E infatti siamo a Pavia. Il Ticino è a due passi. La nave vi scivolerà dentro e girando alla prima destra imboccherà il Po. Ha dormito 500 anni in una grotta di ghiaccio sulle Ande. Al museo di Santiago le ravviano i capelli neri. Una dolcezza calma emana dal viso della piccola mummia. I mocassini ricamati fanno supporre che si tratti di una principessa inca, di una dinastia precolombiana. Sposo e figlio sono in giardino. Seguono sui giornali i successi di mamma, la quale... No, eccola qua. Ima Sumac, cantante peruviana, è a Palermo. È stata definita la donna che ha la voce dell'usignolo e insieme quella del terremoto. Infatti può cantare come contralto, soprano, mezzo soprano e soprano lirico leggero. Tenori e baritoni per ora possono stare tranquilli.